nella serie B e nella serie C, se non intervengono grossi gruppi e fondi stranieri, ci sarebbe il disastro più totale. Eppure, se a noi fosse stata data, cosa che è stata levata allo Tito e che è stata limitata grazie a un mio intervento fino al 2028, la possibilità per una stessa famiglia di detenere due gruppi di calcio in campionati diversi, cosa che invece dovrebbe essere possibile perché lo fanno per il City Group, poter addirittura stare nello stesso campionato. A noi ci è stato detto no, non è possibile. E cosa farà quella società calcistica una volta che la famiglia De Laurentiis si sarà stancato e ne sarà probabilmente uscita nel 2028, perché prima non se ne parla, se non viene modificata la legge. Probabilmente sarà destinata a rimanere dov'è o a fallire, a meno che ci siano dei gruppi stranieri o italiani che possano intervenire poderosamente.